Buonanotte a voi. Oggi incontriamo Alberto Lago Marsini. Ciao Alberto, buon pomeriggio. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Incontro. Ciao Alberto, di dove sei? Io sono di Carrara. Il marmo di Carrara, che bello. Bravissima. Ho avuto il piacere di conoscere e intervistare un tuo concittadino, però scrittore. Più... Però uno scrittore, scrittore. Sì, sì, uno scrittore? Sì, sì. Maggiani, no. Chi? No. Uno scrittore. Ora, che ha scritto un libro molto bello, poi... Sì. Di Carrara. Sì, sì. Proprio sulla, sul lavoro del... Ce ne sono tanti. Sì. Kappaz? Ce ne sono parecchi, guardi. Lazzareschi. Lazzareschi, un altro molto in gamba. Sì, detto sì, bene. Sì, sì. Io pensavo che dicessi, ho intervistato un tuo collega... di Carrara, noi di Carrara, un collega che ha vinto il Festival di Sanremo. Francesco Gabbani. No. Però l'abbiamo ascoltato prima. Hai visto. Sì. Va forte. Un carrarese che va forte. Sì, ma se lo meritava, credo, no? Era un po' nell'aria già dall'anno scorso. Bene, quindi sì. L'anno scorso ha vinto Sanremo Giovani, no? Brava, con Amen. E quest'anno, che poi, sai, era una canzone un po' particolare, quindi io l'ho ascoltata già alle selezioni, prima del festival. E ero rimasta un po' basita, poi però mi sono resa conto che in effetti era un modo diverso di cantare, di fare musica, di lanciare probabilmente un messaggio, ed è un po' quello che lui ha riproposto quest'anno e l'ha fatto in modo vincente. È andata bene, sì, sì. Molto, direi. Allora, Alberto Lago Marsini, un po' di lago. Sì, è l'album che è uscito da un paio di settimane, un excursus della mia piccola carriera musicale da cantautore, partita praticamente nel 93, quando vinsi il premio Rino Gaetano su Rai 1, sì, un premio molto sì. importante, e poi proseguita così con varie partecipazioni al mitico Roxy Bar di Randy Ronnie, quando era in onda su TMC2, sì, il vecchio sì. Video Music anche, e poi niente, mi sono, non dico preso una pausa, però dopo il 95, che è stato un anno che potevo per un pelino, non siamo andati a Sanremo con una casa discografica, l'Ala Bianca di Modena, che annoverava tra gli altri il grande chirurgo Iannacci, sì, Alan Sorrenti, e insomma Tosca, e insomma io facevo parte dei giovani, diciamo, di quei giovani, sì. Lanciati, così, per un pelino non siamo arrivati a Sanremo, poi faccio proprio un bignami della situazione, mi sono dedicato più al discorso autoriale, con brani piazzati per Yu, la cantante italo-francese, o se no per Cecilia Gayle, la cantante sudamericana del Pam Pam, del TV Tipitero, così, e niente, fino ad oggi che ho ripreso, diciamo, il mio vecchio amore della scrittura e per me stesso. E allora, soltanto per te stesso, no, naturalmente, non soltanto per te stesso, no? Sì, non soltanto per te stesso, perché la musica è da condividere, quindi ho cercato in questo album di scrivere, a me piacciono tutti i generi musicali, quindi ho messo, come nelle vecchie Caramelle Chams, che magari a qualcuno non piaceva la menta, a qualcuno piaceva la fragola, a qualcuno piaceva la vaniglia, non so, così ho messo una serie di canzoni, pezzo un po' di tutto, tutti i generi, sì. Così un zibaldone musicale, così. E uno spot con la Belen? Uno spot con la Belen è praticamente il singolo ora che è uscito da pochi giorni, e ovviamente dal titolo si evince che è un brano molto ironico, è un sogno di un qualsiasi maschio che si addormenta appunto la sera, di notte, sognando appunto questa meravigliosa Belen, e poi al mattino si risveglia
accanto non c'ha Belen, però è contento lo stesso, dai, diciamo che è contento lo stesso. Ma comunque certo, è un omaggio a questa, alla bellezza, alla simpatia. Sì, la simpatia di questa showgirl. Tra l'altro so che in questi giorni ha sentito e visto il video. Mi devono dare la risposta proprio in questi giorni di cosa. Magari lo sapremo il 3 maggio, che sono a Milano alla presentazione del disco al Jazz Cavalli, anzi se qualcuno è lì vicino e può venire, tanto l'entrata è gratuita, quindi ecco, allora ripetiamo l'appuntamento: il 3 maggio a Milano al Jazz Cavalli, okay. La presentazione di un po' di lago della canzone Uno Spot con la Belen. E chissà, magari se Belen è all'ascolto potrà venire a farti un saluto. So che l'invito glielo manderanno, speriamo che verrà. Però, se non altro per fare un selfie con lei, dai. Ecco, dai, anche la promozione di questo pezzo. Sarebbe una bella promozione. Certo. Sarebbe veramente una bella promozione. Sì, sì. Quindi tu incidi uno spot per la Belen, che è il primo estratto, un po' il pezzo trainante di questo nuovo album. Sì, il secondo un po' di lago. Un po' di lago. Hai giocato un po' sul tuo cognome. Bravissima, sì, un po' di lago. Ricordo il primo album di Zucchero, un po' di Zucchero, e allora ho detto magari porta fortuna. Certo. Magari. A questo punto io ti chiedo una cosa che in genere chiedo sempre alla fine, però te lo dico subito. E qual è quindi a questo punto il tuo sogno nel cassetto? Ma il sogno nel cassetto è continuare a fare musica e ad arrivare a più persone possibili, e quindi sono contento che atterni un po' di musica, un po' di lago, un po' di musica, la mia sta arrivando, e quindi sono molto contento. Tra l'altro il tuo singolo è in rotazione qui da noi, potrai verificare su Radioplay. Sei tutto. So tutto. Anzi, grazie del sostegno, siete molto carini, e sono le radio come voi che danno praticamente linfa e fuoco a quelli che hanno meno visibilità e meno, anche radiofonicamente ovviamente, e quindi grazie veramente ancora a Radio Incontro. Beh, il grande lavoro devo dire per la promozione lo fa Giovanni Germanelli. Sì, Giovanni Germanelli, che è un mio conterraneo toscano come me, quindi una persona molto in gamba, e lo ringrazio ovviamente e lo salutiamo. Bravo Germanelli, grande musicista, tra l'altro autore, sì. Abbiamo presentato diversi suoi singoli, diversi pezzi bravo. Che portavano la sua firma. Sì. E quando... musicista non lo sapevo. Sì. Dovrò intervistare anche lui allora, prima o poi. Assolutamente sì. Io diciamo. Sì, certo. Dunque, parliamo dell'album con il gruppo Pura Vida. Ecco, sì, il gruppo Pura Vida è stata una parentesi di 3-4 anni, sfociata con due album, El Paraíso, il primo, e il secondo, Amigos. È stata una parentesi molto carina. Il nostro genere praticamente si cantava in spagnolo. Un genere molto latino, no? Molto latino, sempre rimanendo ovviamente anche nel pop, giustamente. È stata una bellissima esperienza, perché abbiamo fatto anche il cantagiro come un anno nei Big, assieme a Mariella Nava, Paolo Vallesi, Riccardo Fogli, e quindi è stata veramente, abbiamo girato in lungo e largo la nostra penisola, e è stato un modo per crescere anche musicalmente, insomma sono esperienze, quindi la ricordo con piacere, molto piacere. Senti Alberto, tu hai fatto anche diversi jingle, sacchetti, sì, per programmi televisivi, no? Sì, nel 2001 assieme a Elisa Bertolini e Leonardo Rosi, due lunigianesi, quindi delle vicino le mie parti, abbiamo scritto un brano per la New Music che si intitolava Contigo Cia Cia Cia, che era cantato da Estrella, è diventato nel 2001, tra il gennaio e marzo, una delle canzoni più in voga di quel periodo, e nonché appunto usato da Striscia Notizia come stacchetto, e con tantissimi decine e decine di passaggi, e il singolo arrivò nella top 20
di quel periodo fino al 25esimo posto, insomma così, quindi fu una bella soddisfazione, un discreto successo. Poi una cosa carina anche con Bobo Gol, che era un tormentone di quelli che è il calcio, sì, per Rai 2 dal 2003-2009, fin quando Vieri, il calciatore Vieri, dedicato appunto a lui, Bobo Vieri, certo, calcava il campo, è stato in auge, è stato in auge, sì anche quello mi ha portato delle soddisfazioni, ovviamente. Soldi non tanti, però soddisfazioni, però gloria tanta, gloria, tanta gloria. Va bene così, almeno per il momento. Poi dovrebbero arrivare anche, però dovrebbe arrivare anche l'aspetto economico, no? Sì, è che quello sempre, purtroppo, il nocciolo dolente, no, per tutti, più o meno, lo so, per la parte di tutti noi sì. Italiani, sentivo oggi sui giornali, sempre più poveri, sì. Beh, sempre più divario, più che poveri, sempre più divario. Hai detto bene, sì. sempre meno ricchi e sempre più poveri. Sì, sì. Allora, Alberto Lago Marsini, un nome particolare, come ti dicevo prima, parliamo già del 93 con Touchdown, questo premio Rino Gaetano che tu hai nominato prima, no? Sì. Cosa ti ha dato questo premio importante? Mi ha dato tantissima gioia, perché Rino Gaetano era ed è tuttora uno dei miei punti di riferimento e un artista straordinario. Se pensiamo che quello che ha fatto, ed è morto a 31 anni, è un po' un piccolo Mozart, no? Sì, il nostrano, certo. dei giorni nostri, sì. E quindi quando io ho visto il Touchdown per Rino Gaetano nel 93 su Rai 1, nei giovani, dividendo il palco con i big, quali erano già Renato Zero, Edoardo Bennato, tanto per citarne qualcuno, e gli fu consegnato il premio da Sorrisi e Canzoni nelle mani di Samuele Bersani, tra l'altro, e quindi fu un riconoscimento bellissimo. E la stessa sorella di Rino Gaetano, Anna, col cognato e nipote, mi fecero tantissimi complimenti, anzi mi invitarono a cena proprio la sera, perché secondo loro, insomma, avevo ricordato anche un po' la vena anche umoristica di ironica di Rino Gaetano, con un brano che tra l'altro è incluso nel disco Un po' di Lago, che ho lasciato veramente questa traccia come era allora. Il titolo è Luigi Suiza un profiterol, ovviamente anche questo è un brano inedito perché ironico, perché anche questo fa parte un po' del mio lato, un lato del carattere che io sono anche molto autoironico, quindi mi piace, diciamo, ironizzare anche su argomenti anche piuttosto importanti. Beh, Rino Gaetano era molto era avanti, attuale e sempre più avanti. Io credo che uno dei pezzi di Rino Gaetano a mano sia uno delle canzoni più belle in assoluto che siano state mai scritte. Dici A mano a mano? Sì, A mano a mano è la sua versione è meravigliosa. A mano a mano è di Riccardo Cocciante. Sì, però lo so. Riprendendola, lo so. La fatta sua, davvero. La fatta sua. Però è bellissima. Bellissima. Darino Gaetano, come dici tu, l'ha fatta sua. Quindi sembra davvero. Cioè, io credo sia uno dei pezzi più belli della musica italiana. Sì, assolutamente. Condivido il tuo pensiero. Perché poi tra l'altro la conoscevamo da Riccardo Cocciante, no? Questo pezzo, certo. Abbastanza più lento. Invece volevo dirti un'altra cosa di Rino Gaetano, e visto che siamo in tema, mi è arrivata una cartolina digitale di voi artisti con il nuovo rifacimento, anzi con un rifacimento di Gianna di Rino Gaetano, di Fausto Leali ed Enrico Ruggeri. L'ho sentita proprio ieri e ne penso bene, perché già omaggiare un grande artista come Rino Gaetano, poi omaggiato da due grandi della musica come Fausto Leali ed Enrico Ruggeri, è qualcosa veramente di straordinario. Ho ascoltato e mi è piaciuta la versione, l'ho ascoltata una volta perché ovviamente ho visto delle immagini con loro che cantavano, e
veramente notevole. Come vedi, Rino Gaetano vive sempre. E vive sempre, è diventato un immortale. Ha lasciato sicuramente la sua impronta nella musica italiana. Ascolta, Alberto, io vedo tante collaborazioni con Tony Maiello, Gatto Panceri, Davide De Marinis. Che cosa ti hanno lasciato? Specialmente, per esempio, Gatto Panceri, che è un altro cantautore molto particolare. Gatto Panceri c'è stato praticamente un brano che abbiamo scritto insieme con Max Marcolini per Marta Rossi, una ragazza che sta facendo musical, è stata ad Amici, è arrivata a quarta nell'anno in cui vinse Marco Carta, e questo album è uscito con Universal qualche anno fa praticamente è stata una canzone in cui la musica l'ho scritta io e Max Marcolini, e il testo è arrivata praticamente a Gatto Panceri. Gatto Panceri ha scritto il testo, quindi è stata una collaborazione a distanza, ma un brano veramente molto bello che senza magari di lui non acquistava quel quid in più. Quindi un brano che invito anche a sentire, risentire, Musica Sarà di Marta Rossi, e quindi è stata una bella cosa. Poi lui ha scritto talmente tante cose importanti. Invece con Tony Maiello avevamo fatto alcuni brani che poi sono rimasti parcheggiati, però c'è stato un bellissimo rapporto. C'è stato un lavoro con ho fatto un lavoro con Paolo Meneguzzi per una manifestazione. Sì, stavo leggendo una manifestazione qua in Versilia, un brano molto carino che insomma è piaciuto molto, e poi tante altre cose. Tu sei musicista, vero Alberto? Io sono musicista, sì. Cosa sì, suoni? Il pianoforte. Sì. Ah, il pianoforte, provieni dal conservatorio? No, ho fatto studi privati, fino a un quarto anno così, e poi ho studiato da un altro musicista molto, molto bravo, molto in gamba, e poi ho fatto un po' da me come fanno tanti. Quindi sei davanti al pianoforte adesso. Sì, proprio da davanti, sì. Tutto live, che bello. Sì. Hai studiato anche canto oppure no? Ma guarda, essendo non dotato di una grande voce, proprio da cantautore, ho fatto poche lezioni, ma consiglio ai cantanti che iniziano di andare a lezioni di canto, e poi ovviamente di non abusare proprio, perché il canto è anche una cosa molto istintiva. E quindi una volta quando, secondo me, uno conosce la respirazione, certe nozioni, e conosce anche la sua voce, così, dopo, io quando sento, sono 10 anni che vado a canto, a lezioni di canto, con tutto rispetto, sì, è vero che la voce è uno strumento, però... Non, bisogna averla. Però ci si può mettere, c'è anche un dono naturale, voglio dire. Sì, Nina sì. Sicuramente ha studiato, Giorgio ha studiato, però. Però c'hanno la voce. Sì. Assolutamente. Sono anche tanti che non hanno studiato, ma è meglio non dire il nome, però che sono lo stesso diventate delle cantanti straordinarie. Sì, certo. Però bisogna avere, come dici tu, un grande talento, bisogna avere la voce, non c'è niente da fare. Assolutamente, siamo un po' più fortunati, essendo molto più cantautori, così ci scriviamo le cose addosso a noi, quindi certo. Pensa a un artista straordinario come Francesco De Gregori, non è che canta come, non ha la voce di Massimo Ranieri, però ovviamente... Ma lo stesso Battisti? Lo stesso Battisti, lo stesso Vasco, Zucchero, certo, che non hanno questa grande estensione. Ecco, vocalità, anche, ecco. Però fanno venire i brividi. Però arrivano con la voce. Arrivano. Certo. Però se parliamo di Mina, come dicevi tu, allora lì c'è talento esagerato. Hai detto bene, sì, esagerato. Sì. Io sono una grande amante della voce di Mina, perché Mina, la trovo una delle più belle del mondo.
Assolutamente sì, penso proprio anch'io di dire che una, sì, è ancora tuttora una delle più grandi, sì. Delle più grandi in assoluto, sì, sì. In assoluto, in assoluto, sì. Alberto, ti voglio chiedere una cosa, a questo punto, dopo una bella chiacchierata, ti piacerebbe fare Sanremo? È una bella domanda, eh beh, perché ce l'avevo in mente già da quando hai cominciato a parlarmi di Gabbani. Gabbani, sì, Francesco, tra l'altro. Ecco, il piano che ho appena suonato è stato comprato perché lui ha, oltre ad essere un grande musicista, è nato nella musica e ha qua a Massa Carrara un grandissimo di strumenti musicali. Sì, sì, sì. E questo pianoforte l'ho comprato lì un po' di anni fa. Quindi è un po' gabbanisco. Quando si diceva Gabbani voleva dire service, strumenti musicali, anche se già si conosceva il valore suo, ovviamente, come cantautore, musicista. E poi è scoppiato come ora tutti sappiamo, quindi Gabbani ora è il grande cantautore che conosciamo, insomma. Certo. Gabbani vuol dire fiducia, si diceva una volta. Ah, sì? parafrasando una pubblicità, no? Un po'. Certo, quindi vorresti fare Sanremo? Ma certo, assolutamente sì, è la vetrina più importante italiana. E come lo faresti Sanremo? Con un pezzo melodico o un pezzo avanti, no, come quello di Gabbani? Sì, come quello di Francesco, assolutamente, un pezzo alla Francesco, perché secondo me il pezzo melodico ora Sanremo non paga più, ormai si è rotto, diciamo, il discorso, un certo schema. Certo, se uno va a Sanremo con una canzone come Almeno tu nell'universo, magari cambia. Ci vorrebbe anche Mia Martini, però. Ci vorrebbe, brava, hai detto, ma che bello, lo stavo per dire, ci vorrebbe anche Mia Martini. Un connubio a dir poco. Anche se purtroppo, come Sanremo, una vetrina molto particolare, perché Mia Martini c'è stata con Almeno tu nell'universo, però non ha avuto il successo che meritava. Quindi. Brava. Sì, ha avuto successo dopo. Nel Sanremo, proprio in quel Sanremo, no, però dopo il pubblico e dopo ancora la critica. Perché parliamo di alta qualità, no? Stiamo parlando di Mia Martini, del pezzo Almeno tu nell'universo, eppure a Sanremo si è fermato. Sì, infatti Sanremo è strano, pensa Zucchero penultimo quell'anno, Vasco ultimo. Sì, Vasco ultimo, una vita spericolata, assolutamente sì. Pazzesca. Certo. Sanremo è così. Sanremo è così, una vetrina molto strana, molto strana. Molto strana, molto strana. Allora Alberto, io ti ringrazio tantissimo di questa chiacchierata. Grazie a te, grazie a te. Abbiamo chiacchierato per quasi mezz'ora, non ce ne siamo accorti. Addirittura? Sì. Madonna. Sì. Sì, ho letto ora sul telefonino 24 minuti. Sì. Uno spot con la Belen, io prima l'ho ascoltato attentamente, altrimenti in genere li sento i pezzi quando passano per radio, però lo volevo ascoltare per avere un'idea ben precisa, e ci piace, e adesso lo ascoltiamo per intero. Grazie, mi fa molto piacere. Rotazione, vogliamo dare i tuoi contatti, Alberto? Sì, Alberto Lagomarsini mi potete trovare su Facebook, nella pagina artista, e quindi come allora si mette, cioè, sono quelli di Facebook che mettono artista, sì. No? E lì ci sono praticamente tutte le novità, le curiosità, le date anche, quest'estate saranno diverse perché vado appunto in promozione. Io vorrei ricordare comunque prossimamente sono a Bologna al centro commerciale Gran Reno, e poi in 30 qua sono a Massa Carrara al centro commerciale Carrefour Centro Monte, sì. E poi il 3 maggio a Francesca Valli a Milano, e poi quest'estate sarò anche al premio Lunezia, un premio che ormai è diventato un appuntamento estivo importantissimo, premio che hanno preso da Vasco Rossi a Negramaro, così, e sono contento di calcare quel palco lì. Quindi. Certo, così. Prestigioso. Sì, molto, molto, molto. Quindi, ok, un in bocca al lupo e lunga vita al lupo, viva il lupo. Viva il lupo, e ti ringrazio. Grazie a te per aver detto viva il lupo.
Sempre viva il lupo. Sempre viva il lupo con il pezzo, uno spot per la Belen, ma non soltanto, con tutto l'album, un po' di Lago. Poi posteremo questa chiacchierata, anzi la pubblicheremo sulla pagina YouTube di Radio Incontro. Bene. Dove ci sono tutte le nostre interviste, anzi se vuoi andarle a sentire. Assolutamente sì. Ci sono tutte, poi la... posteremo il link sulla pagina Facebook. Va bene. E sul nostro sito, sulla pagina artisti ci sei anche tu. Ecco, con la recensione, con la copertina dell'album o del disco. Grazie. E quindi ecco, se questi sono i contatti, noi abbiamo aggiunto i nostri per ascoltare Alberto Lago Marsini. Grazie ancora, grazie. Grazie a te. Vuoi annunciare il tuo pezzo, Alberto? Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Incontro Terni. Questa è Uno Spot con la Belen. Saluti da Alberto Lago Marsini. I miei amici si sbalordiranno e tra un minuto tutti lo sapranno. E mi ha lasciato un SMS, eccolo per chi non ci credesse. Te amo, te quiero, mi amo. Prendo il treno dei miei desideri, quello che non vale incontrare a parte ieri. Ti ricordi quei giorni a Sanremo? Tra non molto sai li rivivremo. Sempre caliente. Faccio piace sempre più, e con quegli occhi belli solo tu, e tu regina ma senza corona, per me giuro è la volta buona, tengo di nero porto. È finita con il ballerino, faccio il DNA per il bambino, fra non molto mi rimetto in pista, e farò fuori quel motociclista, te amo, te chiedo. Cantare ancora e questa sera vi porterò a ballare un po' con me. Aperto, sveglio, aperto, sveglio, è solo un sogno, aperto, sveglio, è solo un sogno. Un forte abbraccio a tutti voi affezionati de ilmeteo.it. Previsioni per giovedì 20 aprile. Insistono correnti fredde sull'Italia, piogge locali temporali sul medio Adriatico, localmente anche al sud peninsulare.